Carloblio, ma che ci devi fare? Quando abbiamo bevuto del tè l'ultima volta? Qualche giorno fa, ma le foglie erano secche. Sento ancora il saporaccio in bocca. Vedrai che lo troveremo, magari su una barca di passaggio. Magari potrebbe passare un carro merci. Non con la peste in città. Tutti sanno che i morti non comprano il tè, né altre cose. Comunque, il fatto di avere una teiera sarebbe già qualcosa. Sei proprio matta, sorella. Sei troppo ottimista. Resteremo per un'altra stagione. Se mi credi dalla tua parte, ti sbagli. Prova a sfiorare una delle mie sorelle che non sia Delilah e te la vedrai con me. Capito. Cosa puoi dirmi? Alla fine del rito, la coscienza di Emily Caldwin svanirà e Delilah vedrà attraverso i suoi occhi per il resto della sua vita. E Delilah regnerà come imperatrice. Dipende da te. Ho avuto i soldi. Non mi serve altro. Ehi, come faccio a entrare? Dalla cripta. C'è una leva che apre una delle tombe. La troverai nel capanno. Non posso dirti altro. Thank you.
volta che sono qui, ripenso a quello che è successo. Che tragedia. Che nausea, semmai. Perché sei fissata con quel maggiordomo e la sua sgualdrina? È annegato pensando a lei. Era un ladro. È annegato pensando a cosa avrebbe potuto fargli il Lord Brigmore. Voglio sperare che ci fosse più di questo a motivarlo. È ancora laggiù, a marcire sott'acqua. Perché non vai a dargli un bacio? Non rimane molto della sua faccia, ma puoi sempre lavorare di fantasia. Perché devi rovinare tutto? Nice.
pensavo che il distretto sommerso fosse in rovina. Chi è quello? Fatemi mangiare altro! Io non... Fratello Marcus, io accuso l'abbazia! Sguardo vagante, lingua mendace, mano irrequieta, piedi nomadi, fame divoratrice! Che ti è successo? Io accuso gli oracoli. Gli oracoli, loro hanno visto... La giovane Caldwin è la chiave, la ragazza del quadro! Dov'è Delilah? Thank you.
Delilah vuole usare Emily per diventare imperatrice.